Ciao a tutti, oggi nuovo tutorial, per così dire, per il secondo kit degli orecchini presi da Tiger, che è questo, che vi avevo fatto vedere l'altra volta. Il kit comprende da fare due paia di orecchini, che sarebbero questi, molto molto semplici, ripeto, chi vuole iniziare a creare della bigiotteria. Questo kit, che costa 2 euro, è perfetto, è fatto in questo modo. Ma visto che ne ho presi due pacchi, questi qui, ci faremo come l'altra volta la variante. Per vedere la variante dell'altra volta vi rimando al video. Allora, questo kit di base è formato da una particolare struttura di base, diciamo così. Diciamo che questo è un livello 2 per i principianti, chiaramente. È fatto in questo modo. All'inizio pensavo che desse fastidio, comunque si togliesse, invece stanno benissimo, anzi sono comodissimi, perché io di solito ho molta mania di toccare il lobo dell'orecchio, quindi 3.000 volte perdo il fiorellino dietro. Invece questi, che stanno così, sono perfetti e non danno assolutamente fastidio. Quindi hanno questi due componenti, poi delle nappine, sono veramente carine, di questo azzurro Tiffany, molto molto carino. Due perline che sono più azzurre, come vedete. Questo è più un verde, questo qui invece richiama più l'azzurro. Poi abbiamo i soliti anellini, i cavettini d'acciaio già fatti, e poi ha messo delle coppette fatte a fiore, queste qui. Però noi ci faremo appunto la variante. Come variante, allora, utilizzerò le due nappine, perché queste sono troppo carine. Utilizzerò queste perline piccoline. Sono di un arancio scuro, che secondo me col verde Tiffany ci sta bene. E ci aggiungerò invece delle coppette, queste farfalline dorate. Quindi iniziamo a preparare appunto questo componente. Quindi andrò a mettere una perlina dentro il cavettino d'acciaio e poi la farfallina. Quindi il componente centrale sarà fatto in questo modo, e ci vado a fare un occhiello. Ok, allora, intanto lo vado a mettere qui. Quindi va agganciato in questo modo e vado a chiudere bene, bene, bene. Ok, perfetto. Che già potrebbe essere carino così. E poi ci andiamo ad aggiungere sotto semplicemente la nappina. Quindi andiamo ad aprire l'occhiello che era già fatto. E ci infiliamo la nappina, che queste sono... Ah no, scusate, qui ci va uno... Allora, lo richiudiamo, scusate, mi ero dimenticata. Ok, c'è da metterci un cerchietto di questi, che erano già dentro il kit, che se mettesse a fuoco sarebbe meglio. Lo mettiamo alla nappetta. Ok. Poi andiamo ad agganciare qui dentro e poi semplicemente lo chiudiamo, anche questo molto bene, in modo che non esca. Ecco qua, il nostro orecchino è praticamente completato. Molto semplice. Io lo trovo molto carino. Eccolo qua. Adesso faccio subito
anche l'altro, quindi anche il nostro secondo orecchino. Io li trovo carinissimi. Proprio per chi vuole iniziare sono assolutamente ideali. Eccoli qua. E questi qui invece sono quelli proprio del kit di Tiger. Niente, concludo qui il video, spero che vi sia utile. Adesso faremo insieme anche altri orecchini perché ho altri kit che avevo trovato nelle buste sorpresa. Spero che questi video vi piacciono e ci vediamo presto. Ciao ciao!